22 settembre, non potete servire Dio e la ricchezza. La scelta del vero Dio non si fa una volta per sempre. Essa va fatta ogni giorno, ogni ora, ogni attimo. L'uomo è sempre esposto alla tentazione dell'idolatria. Le antiche forme di combattere l'idolatria non sono più praticabili. Gesù non è Elia. Acab convocò tutti gli israeliti e radunò i profeti sul Monte Carmelo. Elia si accostò a tutto il popolo e disse: «Fino a quando salterete da una parte all'altra? Se il Signore è Dio, seguitelo. Se invece lo è Baal, seguite lui». Il popolo non gli rispose nulla. Elia disse ancora al popolo: «Io sono rimasto solo come profeta del Signore, mentre i profeti di Baal sono 450. Ci vengano dati due giovenchi, essi se ne scelgano uno, lo squartino e lo pongono sulla legna senza appiccarvi il fuoco. Io preparerò l'altro giovenco e lo porrò sulla legna senza appiccarvi il fuoco. Invocherete il nome del vostro Dio e io invocherò il nome del Signore. Il Dio che risponderà col fuoco è Dio». Tutto il popolo rispose: «La proposta è buona». Elia disse ai profeti di Baal: «Sceglietevi il giovenco e fate voi per primi, perché voi siete più numerosi. Invocate il nome del vostro Dio, ma senza appiccare il fuoco». Quelli presero il giovenco che spettava loro, lo prepararono e invocarono il nome di Baal dal mattino fino a mezzogiorno, gridando: «Baal, rispondici!». Ma non vi fu voce, né chi rispondesse. Al momento dell'offerta del sacrificio, si avvicinò il profeta Elia e disse: «Signore, Dio di Abramo, di Isacco e di Israele, oggi si sappia che tu sei Dio in Israele e che io sono tuo servo e che ho fatto tutte queste cose sulla tua parola. Rispondimi, Signore, rispondimi e questo popolo sappia che tu, o Signore, sei Dio e che converti il loro cuore». Cadde il fuoco del Signore e consumò l'olocausto, la legna, le pietre e la cenere, prosciugando l'acqua del canaletto. A tal vista tutto il popolo cadde con la faccia a terra e disse: «Il Signore è Dio, il Signore è Dio». Elia disse loro: «Afferrate i profeti di Baal, non ne scappi neppure uno». Li afferrarono. Elia li fece scendere al torrente Chison, ove li ammazzò. Gesù non è venuto né per uccidere gli idolatri, né per fare scendere fuoco dal cielo per distruggere, annientare quanti non credono in Lui. Egli è venuto per mettere ogni uomo dinanzi alla sua grave responsabilità eterna. Egli pone la vita dell'uomo nelle mani di ciascuno. Spetta al singolo decidersi per lui, contro di lui, senza di lui. Tutti però dovranno sapere che il futuro eterno con Cristo è per coloro che hanno scelto Cristo. Quanti non lo hanno scelto avranno il futuro eterno che sarà di perdizione e di rovina. Diceva anche ai suoi discepoli: «Un uomo ricco aveva un amministratore e questi fu accusato dinanzi a lui di sperperare i suoi averi. Lo chiamò e gli disse: "Che cosa sento dire di te? Rendi conto della tua amministrazione, perché non potrai più amministrare". L'amministratore disse tra sé: "Che cosa farò ora che il mio padrone mi toglie l'amministrazione? Zappare non ne ho la forza, mendicare mi vergogno. So io che cosa farò, perché quando sarò stato allontanato dall'amministrazione ci sia qualcuno che mi accolga in casa sua". Chiamò uno dei debitori del suo padrone e disse al primo: "Tu quanto devi al mio padrone?". Quello rispose: 100 barili d'olio". Gli disse: "Prendi la tua ricevuta, siediti subito e scrivi 50. Poi disse a un altro: "Tu quanto devi?". E rispose: 100 misure di grano". Gli disse: "Prendi la tua ricevuta e scrivi 80. Il padrone lodò quell'amministratore disonesto perché aveva agito con scaltrezza. I figli di questo mondo, infatti, verso i loro pari sono più scaltri dei figli della luce. Ebbene, io vi dico: fatevi degli amici con la ricchezza disonesta, perché quando questa verrà a mancare, essi vi accolgano nelle dimore eterne. Chi è fedele in cose di poco conto è fedele anche in cose importanti, e chi è disonesto in cose di poco conto è disonesto anche in cose importanti. Se dunque non siete stati fedeli nella ricchezza disonesta, chi vi affiderà quella vera? E se non siete stati fedeli nella ricchezza altrui, chi vi darà la vostra? Nessun servitore può servire due padroni, perché o odierà l'uno e amerà l'altro, oppure si affezionerà all'uno e disprezzerà l'altro. Non potete servire Dio e la ricchezza.
Tutti i beni di questo mondo nella mente di Dio e nel suo cuore hanno un solo scopo: essere via perché l'uomo raggiunga le dimore eterne. Si donano le cose della terra in cambio delle cose del cielo. Se questo scambio non viene operato, nessuno potrà pensare di godere nel cielo la sua beatitudine eterna. Da questa sarà escluso perché non ha operato lo scambio dei beni, un bene terreno per il bene celeste, un bene di qua giù per un bene di lassù, un bene effimero per un bene eterno. Vergine Maria, Madre della Redenzione, Angeli Santi, aiutateci in questo scambio.